Un cordiale saluto a tutti gli amici del Mondo Wisp, puntata numero 13 del telegiornale sportivo della Wisp Abruzzo e Molise, integralmente dedicata all'associazione Percorsi Formazione che parteciperà alla 10ª edizione di Matti per il Calcio. Infatti torna la manifestazione organizzata dalla Wisp per la 10ª edizione, 16 squadre in campo contro il disagio psichico. Potete vedere intanto le immagini e un video che appunto racconta le esperienze e ciò che organizza l'associazione Percorsi. Dicevamo, Matti per il Calcio torna alla rassegna nazionale organizzata dalla Wisp, che coinvolgerà 300 persone con disagio mentale, medici e operatori, dal 22 al 24 settembre a Montecatini Terme. Storie ed esperienze di chi sceglie e prescrive il calcio come terapia. Diamo adesso spazio alle parole del presidente dell'associazione Percorsi, Fabio Fischietti. Dicevamo, associazione Percorsi, associazione regionale dei familiari per la tutela della salute mentale, si è costituita giuridicamente a Pescara il 20 settembre 1994 con l'intento primario di superare l'isolamento delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie, diventando in breve tempo punto di riferimento per centinaia di famiglie di tutta la regione Abruzzo che credono nella validità della riforma psichiatrica promossa dalla legge 180-78 e nella necessità di applicarla coerentemente. L'associazione Percorsi si qualifica da subito come interlocutore nei confronti delle istituzioni, stabilendo contatti con forze sociali e singoli operatori interessati ai problemi della psichiatria. Ha ottenuto con l'iscrizione all'albo regionale il riconoscimento ufficiale come associazione di volontariato. Tra le varie attività che svolge spicca la realizzazione di progetti di abilitazione e riabilitazione psicosociale a favore delle persone affette da patologia mentale nella direzione del progetto obiettivo tutela salute mentale e del piano sanitario regionale. Tra i tanti spicca il progetto Borsa Lavoro ed il progetto Artis. Dal 2011 realizza anche un progetto di riabilitazione psichiatrica basato sull'applicazione dei costrutti della psicologia positiva alla calcioterapia, impostata sulla costituzione di una regolare squadra di calcetto formata da utenti dei centri di salute mentale di Pescara e vari operatori. L'integrazione della squadra, costituita principalmente da utenti in contesti non psichiatrici, ovvero basata soprattutto sulla partecipazione a tornei di persone tra virgolette normali, ha portato al raggiungimento di importanti risultati psicosociali riconosciuti scientificamente dal Dipartimento di Psicometria dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e presentati a livello internazionale alla comunità scientifica al 7° Convegno Nazionale WISP tenutosi a Firenze nel giugno 2014 e al 46° Congresso della Società Europea delle Terapie Comportamentali e Cognitive tenutosi a Stoccolma i primi di settembre 2016. Sul campo inoltre resta ancora impressa la vittoria dell'edizione 2014 del torneo Sportivamente organizzato dalla Wisp Abruzzo e Molise. Il raggiungimento di questi obiettivi ha spinto l'associazione Percorsi a costituire nel marzo 2015 una vera associazione sportiva dilettantistica nominata ASD Percorsi, così da allargare il circuito delle varie attività sportive a favore degli utenti dei dipartimenti di salute mentale. Dunque, questa è davvero una manifestazione immancabile, fiore all'occhiello del mondo Wisp, lo ribadiamo, Matti per il Calcio, 16 squadre in campo contro il disagio psichico, un torneo che coinvolgerà 300 persone con disagio mentale, medici e operatori dal 22 al 24 settembre a Montecatini Terme. Storie ed esperienze di chi sceglie e prescrive il calcio come terapia. Prenderà parte per l'Abruzzo l'associazione Percorsi, a cui ovviamente auguriamo un caloroso in bocca al lupo. È tutto per questa puntata di TG Wisp 5 minuti, grazie a tutti per la cordiale attenzione, ringraziamo ovviamente Fabio Fischietti, presidente dell'associazione Percorsi. Dicevamo, è tutto, grazie a tutti per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento.